Sono molto soddisfatto perché oggi segniamo una nuova fondamentale tappa nell'attuazione del nostro grande progetto di riqualificazione dell'area della Fiera di Genova, il Waterfront di Levante, con la firma dell'architetto Renzo Piano. Dopo aver quasi ultimato l'intervento di apertura del nuovo canale, dell'imbocco del canale lato di Ponente, dopo aver smantellato la tenso struttura, oggi iniziamo a smantellare la palazzina uffici della fiera. Dopodiché il cronoprogramma prevede nei mesi di novembre l'avvio delle demolizioni del padiglione C, del padiglione D, ex facoltà di ingegneria. Contiamo nell'autunno di iniziare i lavori di riqualificazione totale del palasport. La demolizione consiste sostanzialmente nella bonifica del fabbricato, in prima fase, lo strip out, cioè l'estrazione di tutti i materiali che non sono assimilabili a calcestruzzo e metallo. La bonifica che abbiamo fatto poi ha riguardato elementi in amianto, fibrocemento, la canna fumaria, era presente una canna fumaria in centrale termica, le guarnizioni della centrale termica e le fibre artificiali vetrose che erano inserite nelle pareti interne in cartongesso di una parte di edificio. Questa è un'impresa grande perché è una trasformazione urbana di oltre 200 milioni di euro, è una sinergia pubblico-privato e credo che la città debba essere contenta di questo lavoro che stiamo facendo, che ha richiesto una grandissima preparazione amministrativa, giuridica, tecnica. Dobbiamo dire grazie a tutti i nostri dipendenti, funzionari, dirigenti del Comune di Genova che hanno lavorato perché tutto questo oggi finalmente diventa realtà ed è tangibile, tutti lo possono vedere, quindi devo dire è un motivo di grande soddisfazione. La demolizione viene condotta con la tecnica della demolizione controllata con pinza idraulica, costantemente bagnata dal nebulizzatore ad acqua per l'abbattimento delle polveri. E sul retro adesso non si vede, ma c'è un telo in polietilene alta densità per protezione da eventuali proiezioni di materiali detriti nelle aree circostanti. La demolizione andrà avanti in senso longitudinale nei prossimi 4 giorni e entro venerdì contiamo di concludere i lavori. Aggiungo che il nostro obiettivo sarebbe quello di concludere tutto con la riqualificazione completa di quest'area entro la fine del mandato, quindi entro giugno del 2022. È un obiettivo sfidante, ambizioso, ma cercheremo di mettere la stessa energia, la stessa voglia di fare le cose, di cambiare la città che abbiamo messo su tutta la gestione della vicenda di Ponte Morandi.